È più grande e più costosa di un birillo. Per costruire una mazza da baseball bisogna prestare molta attenzione ai dettagli. Il peso e lo spessore sono fondamentali per l'equilibrio e il materiale può fare la differenza. I professionisti usano mazze di legno conformi agli standard della federazione. Questa mazza è fatta di acero invece che del comune frassino bianco. Non tutti i pezzi di legno sono adatti per la costruzione di una buona mazza, quindi il legno viene pesato per assicurarsi che sia adatto a tale scopo. Quindi dei denti appuntiti afferrano il legno e lo girano mentre la fresa lo levica. Questo è un tornio, detto macchina XY. Il pezzo levigato viene spostato in una stanza detta biblioteca. Alcuni dei pezzi grezzi vengono selezionati per assicurarsi che corrispondano alle caratteristiche richieste. Quindi il pezzo viene pesato nuovamente. Poi va nella macchina XY. Un computer guida la fresa che si muove su rotaie e incide il legno. Quindi vengono tagliati via 2,5 cm di legno per formare l'impugnatura. In totale sono necessari 3 passaggi per ottenere la forma di una mazza da baseball, ma è un lavoro che richiede appena 3 minuti. La mazza ora è notevolmente più leggera. Il diametro della mazza viene misurato con un calibro. Con l'aiuto di un raschiatoio a punta quadrata, l'operaio arrotonda il pomo. Con un altro calibro, l'operaio controlla lo spessore di una mazza finita e lo confronta con quello della nuova. Usando uno scalpello a taglio obliquo, restringe il bordo della mazza, continuando via via a controllarne il diametro. Con lo scalpello a taglio obliquo, l'operaio dà forma alle curvature della mazza. Assottiglia ancora un po' l'impugnatura. Poi dà l'angolazione alla sommità del pomo con il cesello. Ne modella il resto con un cesello a punta quadrata. E con lo stesso attrezzo curva il corpo della mazza. L'operaio torna sul pomo e ne perfeziona la forma con lo scalpello a taglio obliquo, che essendo estremamente affilato consente di intagliare con molta precisione. Ora alla mazza mancano 14 grammi per raggiungere il suo peso finale. Con una smerigliatrice elettrica l'operaio leviga i punti ancora irregolari. Ora passa ad una grana più fina per completare il lavoro. Durante la levigatura, l'operaio continua a misurare la mazza, che deve avere la misura e il peso adatti al giocatore che l'ha richiesta. Ora il pomo della mazza viene posizionato in una fresa a codolo. Un disco rotante scava intorno ai buchi provocati dai denti appuntiti del tornio, producendo una leggera cavità. Poi un disco più grande incide il corpo della mazza. Alcuni giocatori preferiscono una mazza più curva perché ha un equilibrio diverso. La mazza viene posizionata sulla bilancia per la pesatura finale. Poi sul corpo della mazza viene passata della vernice. Vengono eliminate le macchie dalla metà inferiore. L'operaio applica delle decalcomanie raffiguranti il marchio e il distributore. Poi applica il nome del modello. Il tutto viene ricoperto da un leggero strato di lacca. Ora questa mazza di acero è pronta a entrare a far parte delle grandi squadre e a sferrare colpi pesanti.
Tra poco su come è fatto bonsai artificiali, oggetti artificiali prodotti con metodi ecologici. E i tromboni saranno molto interessanti. Ci vediamo dopo la pausa.